E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video. Ci ritroviamo su Ersto, ma oggi non per giocare, ma per andare a vedere delle cose che dovete assolutamente fare il prima possibile infatti molte cose le dovrete fare prima dell'uscita dell'espansione altre invece dovete cercare di farle prima delle 19 di oggi perché alle 19 di oggi uscirà la 26.0 la nuova patch che abbiamo visto ieri se non sapete minimamente di cosa io stia parlando andatevi assolutamente a vedere appunto il video Pubblicato eh, nella serata di ieri sera e niente, più che altro è una patch enorme con tanti nerf e buff, eh, quindi assolutamente vale la pena di essere analizzata e vista, ma eh, alcune cose inoltre sono molto importanti, in quanto eh, probabilmente chiuderanno gli accessi a duelli e all'arena. E chiudendo gli accessi non potrete fare determinate azioni che ora vi andrò a spiegare per quanto riguarda eh, di consigli il primo consiglio è cercate di tenervi tutte le bustine da parte io ne ho addirittura 36 le vorrei super sbustare ma me le sto tenendo tutte quante da parte per la nuova espansione ho tenuto a parte le bustine degli eventi ho tenuto a parte le bustine della eh, rissa anche per le future risse eccetera cercate di accumulare bustine in questi giorni ma lasciatele lì chiuse in quanto se ora andassi ad aprire questa bustina troverei probabilmente carte delle eh, vecchie espansioni che vanno a ruotare e quindi non ha alcun senso ehm, andare a prendere delle carte che tra 10 giorni saranno in wild quindi tenetevi da parte che benché ti vada Saranno della nuova espansione, ma il Kitty vada invece saranno dell'espansione del 2022 che comunque eh, rimarrà in standard per ancora un anno. Per quanto riguarda anche le bustine della nuova espansione, rimanete eh, connessi in quanto. Uh, ci saranno i Twitch drop aperti da uh, domani fino a dopodomani e sono dei Twitch drop abbastanza uh, gustosi, in quanto um, addirittura sarò ospite di un canale Twitch. Eh, il canale si trova a Uh, lo trovate qui sotto in descrizione, uh, si chiama Gay Legends IT, in quanto andranno a provare la nuova espansione um, in anteprima e sarò ospite lì insieme a Visio che ringrazio anche dell'opportunità e, e niente, quindi se volete vedere le carte in anteprima, se volete avere dei Twitch Drop e quindi delle bustine gratis, connettetevi domani dalle 21 in poi. E questo era il primo consiglio. Secondo consiglio invece che dovete attuare è quello di andare sulle modalità e questa volta andare a cliccare su arena. Infatti cercate di farlo prima delle 19 di oggi, fatevi un mazzo, un bel draft, andate a fare eh, più vittorie possibili fermandovi a due sconfitte. E tenete questa schermata qui, una volta raggiunto questa schermata qui potrete essere a 10 vittorie se siete molto bravi, potrete essere a 0 vittorie se siete molto scarsi, però conviene comunque fare la cosa, perché? perché quando ci sarà la rotazione, ovviamente questa arena, sfida in arena si concluderà in automatico, mi daranno tutte le risorse eh, delle quattro vittorie, quindi di sicuro una bustina assicurata più altra polvere arcana, altro gold, altre carte, eccetera, eccetera, e inoltre mi daranno un biglietto gratuito. Quindi ho pagato 150 per entrare e avrò in verità una bustina e inoltre eh, tutte quante le risorse in più. E inoltre un altro biglietto, quindi è di sicuro super vantaggioso fare questa cosa e non ha alcuna sfiga. Inoltre fa vi fate qualche partita in arena che non fa mai male, è una bella modalità. Stessa identica cosa e siamo al punto 3 delle cose che dovete fare. Idem con i duelli. Anche qui avviate un duello epico, um, cercate di fare più win consecutive possibili, fermatevi sempre a due sconfitte in modo da non rischiare di farne tre. Una volta fermati, quando ci sarà la nuova eh, espansione, la nuova rotazione, vi finirà direttamente la stagione. In questo modo, finendovi la stagione, vi eh, daranno indietro tutte quante le ricompense che avete ottenuto per quelle win che avete fatto e inoltre vi daranno un nuovo biglietto per i duelli o barra arena. Insomma, poi la modalità che giocherete è quella vostra, ma di sicuro in questo modo guadagnate risorse avete delle ricompense in più e quindi non ci sono eh, nessuna sfiga nel da farsi. Per quanto riguarda invece di cose da fare, è di sicuro mantenersi delle missioni. Allora per quanto riguarda l'espansione, uscirà di martedì. Noi sappiamo che le missioni eh, settimanali si aggiornano sempre il lunedì a mezzanotte. Quindi, ovviamente, questa settimana finite tutte le settimanali. Dalla prossima, quindi lunedì 11, non toccate le settimanali, cercate di non farne nessuna. E invece, per quelle giornaliere, cercate di tenervene due il lunedì. In modo che martedì avrete a Terza e alle 19 cercate di fare tutte le missioni uh, il prima possibile, ma in verità uh, potete farle anche quando preferite, volete, in modo da avere più uh, XP. Iniziali in modo da eh, poter progredire il prima possibile con il eh, pass stagionale e avendo appunto tutta questa esperienza, un boom di esperienza iniziale, vi permetterà di avere carte prima, bustine prima. e Inoltre, ehm, il pass di Erson è molto più redditizio all'inizio che alla fine, quindi vi conviene appunto dare un bel boost iniziale in modo da ottenere più gold per comprarvi più bustine nell'immediato. Quindi sicuramente cosa da fare? Lunedì vi dovete trovare con due quest giornaliere all'attivo, così da martedì ne potrete avere tre, martedì alle 19 ne fate almeno una e poi mercoledì ne fate quante volete e tre assolutamente settimanali da non fare prima di martedì. Altra cosa che vi consiglio di fare vivamente sono gli achievements, infatti ogni volta che un'espansione... Non è più la novità, quindi ad esempio, attualmente l'espansione nuova è Marcia del Lich King, del Cavaliere della Morte. In questo caso, eh, se andate su Dinamica del gioco, avrete tutte queste ricompense. Alcune le ho già fatte, altre non ancora. Ma io, avendo molto gold, avendo molta dust, non ne ho bisogno di tante risorse, quindi non mi metto a farle. Ma se voi, appunto, foste un po' a corto di risorse, volete vi piace la nuova espansione, che vi consiglio comunque, e non volete eh, comprare. Mega bundle o piccoli bundle: questa è la cosa che dovete fare. Vi dovete mettere lì, gioca ad esempio due piccatrici vendicative a costa zero in una partita. Vi mettete lì e la fate. Io ne ho fatta una giocando completamente a caso. Figuriamoci, se fate proprio un mazzo ad hoc, riuscite tranquillamente a eseguire questa missione e vi portate a casa 200 esperienza, 200 qui, 200 lì, 500 da un'altra parte. Insomma, eh, ottenete un bel bottino. Eh, ad esempio, se fate per il vile, capite che è quasi una. quest quindi sono praticamente 50 gold completamente gratuiti per 10 minuti di una partita, assolutamente uh, ha molto senso anche perché poi tutte queste dinamiche del gioco. Se guardiamo la scorsa espansione, non danno più esperienza, danno solo punti. Ed è un peccato andare a sprecare in questo modo uh, vari punti che uh, varia esperienza che potrebbe essere invece accumulata in altri modi. Queste sono le cinque cose che dovete assolutamente fare, ma ci sono anche due cose che non dovete fare. Due cose che non dovete fare che è, uno sprecare oro e dust non craftate nulla non comprate nessun pacchetto non ha alcun senso farlo ora aspettate l'11 di aprile e lì vi potete usare tutto il gol che volete tutta la dust craftatevi quello che volete eccetera eccetera ma non ha senso farlo ora perché i mazzi che girano ora probabilmente non saranno più giocabili dal 11 aprile quindi state calmi tranquilli bevetevi una tisana e non andate a sprecare risorse e accumulate invece in vista della nuova espansione altra cosa se non sapete ehm, blizzard insieme a prime gaming si sono messe d'accordo abbiamo un'epica gratis per tutti quelli che hanno amazon prime e quindi hanno anche il prime gaming e in questo modo la potete tranquillamente riscattarla però cos'è che non dovete fare non dovete riscattarla ovviamente ora dovete aspettare fino all'11 d'aprile in modo da avere non solo chance pi più alte di ora che ovviamente ora è zero invece eh, più avanti saranno abbastanza elevate comunque una su quattro di ottenere una epica della nuova espansione ma inoltre se l'andate a riscattare ora rischiate magari di trovare un'epica di forgiati nelle savane che ruota tra dieci giorni e quindi sarebbe uno spreco incredibile farsi un'epica del wild al posto di farsi un'epica dello standard queste erano insomma i miei 5 cose da fare, due cose da non fare. Assolutamente cercate di seguire i miei consigli, cercate di farlo il prima possibile, in modo da insomma. Prepararvi al meglio alla nuova espansione e soprattutto alla rotazione. Se avete altri consigli, altri suggerimenti, scrivetemi pure qui nei eh, commenti. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi anche. E niente, noi ci vediamo stasera con una bella guida su Airstone. Quindi rimanete collegati e niente. Ciao ciao.